Ecco, la parola che abbiamo appena ascoltato del Vangelo, ecco, si accorda, si sintonizza bene con l'evento della visitazione, della visita di Maria, ecco, alla cugina Elisabetta. Abbiamo ascoltato in quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo. Ecco, e questo esultare di gioia nello Spirito Santo. E questo clima, questo sentimento profondo di gioia che vive Gesù, ecco, nello Spirito Santo, lo ritroviamo anche nella visita di Maria alla cugina Elisabetta. Ecco, Elisabetta sussulta, è piena di Spirito Santo e il bambino che lei porta nel grembo esulta, sussulta, saltella, si potrebbe anche tradurre, di gioia, per la gioia. Ecco, la visitazione è un avvenimento veramente pieno di gioia è l'incontro fra Maria e la cugina, la parente Elisabetta. E Maria, lo sappiamo, dopo aver ascoltato e accolto nella fede l'annuncio dell'angelo Gabriele di questa nascita miracolosa, ecco, si affretta, no? In fretta attraversa le montagne della Giudea per giungere in un luogo, in un paese non nominato, dove abita appunto Elisabetta. E questo slancio, no? La fretta ci dice questo slancio pieno di amore, di affetto e di amicizia nei confronti di questa parente incinta e in attesa, ecco, di Giovanni Battista. E l'incontro avviene ad un livello molto profondo perché sussulta il grembo di Elisabetta, perché il figlio suo ha riconosciuto, no, per grazia di Dio, ha riconosciuto che è venuto a visitarlo, ecco, il Signore stesso. Maria, no, ha portato con sé, ecco, il Signore, il figlio di Dio. È importantissimo vedere come Elisabetta se ne rende conto. Elisabetta, lo ripete, no? Il testo ci dice che il grembo sussulta e poi Elisabetta lo ripete, dice: Maria, nel mio grembo il mio figliolo ha sussultato di gioia. Lei si accorge di questo perché è una donna appunto piena di Spirito Santo, una donna di fede, che si rende conto che sta accadendo qualcosa di grande, che non è una normale visita di un parente, ecco, quella di Maria, ma è un evento grande. E Elisabetta diventa per Maria stessa un segno, perché gli dice: a che devo che la madre del mio Signore venga a trovarmi? No, ma Elisabetta stessa riconosce chi è Maria, è la madre del Signore e che è venuta a trovarla. E quindi Elisabetta stessa diventa un segno per Maria. Maria nella fede aveva accolto il messaggio, l'annuncio dell'angelo Gabriele. Ecco, andando a trovare la cugina Elisabetta, la cugina la chiama, ecco, cosa debbo che venga a trovarmi la madre del mio Signore? Cioè gli va a dire quello che le è successo e diventa per lei stessa un segno. Ecco, queste sono donne, entrambe, caratterizzate veramente da una grande fede, una fede che gli permette di riconoscere il tempo in cui sono state visitate. E a un certo punto del Vangelo di Luca Gesù piange su Gerusalemme, piange amaramente e con dolore su Gerusalemme perché Gerusalemme non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata e per questo verrà distrutta. Non riconoscere il tempo in cui veniamo visitati, veniamo incontrati dal Signore. Questo è il grande dramma, ecco, dell'uomo, del peccatore, che non si accorge quando il Signore bussa alla sua porta, no, per incontrarlo. Ecco, Maria nella fede ha accolto il Signore. Elisabetta, ecco, anche lei nella fede accoglie Maria e si accorge, si rende conto che qualcosa di grande sta accadendo. Riconosce appunto di essere stata visitata e gioisce per questo. Ecco, l'incontro della visitazione è veramente un incontro segnato da una grande gioia, è una festa bella, luminosa. In qualche modo, ecco, dove in qualche modo è possibile però vedere, ecco, un segno di
di resistenza. C'è anche in questo episodio bello, che c'è un segno, c'è un nome che compare nell'episodio, che ci dice, ecco, di una fatica, di una resistenza che noi facciamo nei confronti del Signore, perché Maria entra nella casa di Zaccaria, che è appunto il marito di Elisabetta, e Zaccaria è colui che non aveva creduto all'annuncio dell'angelo, quando gli aveva detto che sua moglie avrebbe avuto un figlio. No, sua moglie era sterile, il figlio non arrivava, l'angelo Gabriele gli annuncia che la moglie avrà un figlio e lui non ci crede, e resta muto, muto per questo. E quindi il nome di Zaccaria ci dice, ecco, che non è scontato quello che fa Elisabetta, tantomeno quello che ha fatto Maria, non è assolutamente scontato, anzi, è più diffuso, più facile incontrare l'atteggiamento di Zaccaria, l'atteggiamento dell'incredulità, che è anche dentro di noi. Dentro di noi c'è Maria, certo, siamo credenti, e c'è anche Zaccaria. Facciamo fatica a credere, abbiamo i nostri dubbi, alle volte siamo increduli, dubitiamo di Dio, della sua presenza, del suo amore per noi, della sua bontà. Ecco, Zaccaria rappresenta un po' questo, no? Non credere all'annuncio dell'angelo, non credere alla parola di Dio, non accoglierla. Quindi anche in questo episodio così bello, così luminoso, il nome di Zaccaria ci ricorda, fa attenzione, non credere, non che la tua fede sia limpida e cristallina. Ecco, dentro di noi ci sono delle resistenze ad accogliere la venuta del Signore. Ecco, Elisabetta rappresenta anche l'Antico Testamento, il popolo di Israele a cui era stato promesso un Salvatore, il popolo di Israele a cui Dio aveva promesso il Messia. Ecco, in Maria questa profezia si compie, e Maria, la donna nuova, no? La nuova Eva, visita, ecco, il Nuovo Testamento che visita, ecco, l'Antico Testamento, e si incontrano. Ecco, ed è un incontro bello perché appunto si completa in qualche modo a vicenda. Ecco, Elisabetta è colei che ha ricevuto la promessa e attende, e Maria è colei che porta appunto colui che è stato promesso, che rende possibile attraverso il suo sì la realizzazione della promessa. Il Signore è venuto, il Salvatore è giunto in mezzo a noi. Ecco, noi siamo chiamati, ecco, a essere appunto accoglienti, ecco, di questa parola nuova, di questo Vangelo appunto, il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che viene, sta venendo in mezzo a noi. Ecco, dicevamo all'inizio, l'Immacolata, la festa, la solennità dell'Immacolata è un po' una porta d'ingresso nel tempo di Avvento, no? Ci introduce e ci mostra appunto colei che nella fede appunto ha accolto il Signore, l'ha portato nel suo grembo, in una maniera assolutamente unica e irripetibile, ma anche noi siamo chiamati, no, dicendo il nostro sì, credendo, avendo fede in Dio, a portare nel nostro grembo, in maniera diversa evidentemente da Maria, a portare nel nostro grembo il Signore, a portare nella nostra vita il Signore, vivendolo e testimoniandolo, no, con la nostra vita. E chiudiamo ricordando appunto la beatitudine, come finisce l'episodio, no? La visitazione finisce con il Magnificat, però prima del Magnificat Elisabetta dice beata te, no? Beata te Maria che hai creduto, è la beatitudine della fede, no? La beatitudine di chi ascolta la parola di Dio e la accoglie, no? Nel suo cuore e nella sua vita. E quello, che questa beatitudine sia anche la nostra beatitudine, questo è ciò che conta nella vita. Incontrare il Signore e credere in Lui, fidarsi di Lui, affidarsi a Lui. Ecco, la visita del Signore, il Signore che ci viene a visitare, no? È questo quello che conta. Ecco, fare esperienza di Lui, conoscerlo e incontrarlo. Questo è quello che cambia, questo è quello che fa la differenza. Ecco, che il Signore veramente ci doni la beatitudine che è di Maria, la beatitudine che è di tutti coloro che credono in Lui, la beatitudine appunto della fede. Sia lodato Gesù Cristo.